Signori e signori, buonasera, grazie di essere qui stasera con noi. Ringraziamo anche l'ambasciatore, Sua Eccellenza Giulia Laimo, che è sempre presente a ogni manifestazione. Grazie, ambasciatore. Allora, io devo assolutamente aprire e leggervi velocissimamente, ovviamente, la ricchissima biografia del professor Giulio Maria, che vi dice stringi, stringi, perché in effetti è troppo importante quello che quest'uomo, questo scienziato, neurochirurgo, è un luminare internazionale importante per noi, ha al suo attivo. È un neurochirurgo, come vi dicevo, con un'esperienza internazionale, ha operato 16.000 pazienti per lesioni al cervello, è una persona che ha come tra le sue visite circa 70.000 visite tra l'Italia e il mondo. È presente sulle riviste internazionali, è considerato il top Italian scientist in clinical science con un indice 43, che è un indice altissimo, ha pubblicato, è stato citato in più di 7.815 articoli. Per quello che riguarda possesso di qualità, lui è un neurochirurgo della Stato della Città del Vaticano, lo è stato per 20 anni, attualmente è membro della Congregazione per la Causa dei Santi, è stato riconosciuto Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, è fondatore e presidente della Fondazione Italia Onlus di Roma, nata per promuovere la ricerca scientifica, è professore associato all'Università Humanitas di Milano, è neurochirurgo e direttore scientifico del Myra Brain Center presso la clinica Quisisana di Roma. Ha pubblicato 3 libri, di cui stasera ce ne parlerà di uno, non di tutti e 3, ed è quello che è arrivato alla 9ª edizione e che si chiama proprio Il cervello è più grande del cielo. Cosa dire del professor Maira? Il professor Maira ci spiegherà i segreti della mente, come funziona l'organo più complesso che abbiamo nel nostro corpo, che è il cervello, e soprattutto come tenerlo in allenamento. È un viaggio straordinario attraverso il quale, in maniera semplice e concreta, soprattutto il professor Maira, che ringrazio ancora di essere con noi, ci condurrà, soprattutto con un aspetto molto importante della sua visione di quella che è la neurochirurgia: entrare in punta di piedi in un mondo che ci fa essere tutti figli delle stelle e che lui ci spiegherà come e perché. Grazie molte e buona serata. Bene, grazie, buonasera. Intanto io ringrazio molto la straordinaria presidente della Dante Alighieri di Monte Carlo, e Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Italia e i tanti amici che ho trovato qui a Monaco, e grazie per tutte le persone che sono venute ad ascoltare. Ecco, io abbiamo qui un grande attore che è Remo Girone, vi cercherò di condurvi da medico, da uomo che si occupa di scienze, quindi con dei testi che in parte leggerò, in parte racconterò di lungo in questa avventura che il cervello e la mente, praticamente l'essenza della vita di ognuno di noi. Il titolo del libro, Il cervello più grande del cielo, ripete un frammento di una delle più belle poesie di Emily Dickinson. E questa è una delle tante citazioni letterarie che chi leggerà il libro troverà, per due motivi. Innanzitutto, sono convinto, e le tante citazioni lo confermano, che gli scrittori del passato hanno avuto delle intuizioni scientifiche su aspetti della mente che la scienza ha elaborato con molto ritardo. Citare e riconoscere la loro capacità di andare dentro la realtà della psiche con maggiore acume di quanto allora e forse ancora oggi sia riuscita a fare la scienza. Il secondo motivo è legato al fatto che la citazione permette di tradurre il linguaggio della scienza in quello poetico della letteratura, dando calore anche un po' alle pagine. E ricordo una citazione che ho fatto sulla memoria, che è relativa agli ultimi atti di vita del principe Andrei in Guerra e Pace di Tolstoi. Credo che non esista nessun testo di psicologia o di anatomia o di funzionalità del cervello che riesca a esprimere con parole così adatte, così precise, un riassunto di che cos'è la memoria per ognuno di noi. Parlare del cervello ha acquisito una
ecco qui, scusate. Parlare del cervello ha acquisito una valenza trasversale, perché il funzionamento del cervello in pratica influenza l'attività in qualunque ambito. E questo mi fa pensare a una lettura magistrale che ho tenuto nel febbraio scorso al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza, quindi scienze politiche nulla a che fare con le neuroscienze, perché il funzionamento del cervello spiega tutto, spiega come si funziona la politica, come funziona la sociologia, come funziona l'ingegneria, come funziona la filosofia. L'argomento parlava di intelligenza umana e di intelligenza artificiale. Come si vede, vi si legge due volte la parola intelligenza, che è quella a cui si pensa immediatamente quando si parla del cervello, e quindi forse è bene iniziare questa presentazione cercando di definire che cos'è l'intelligenza. Parafrasando uno degli incipiti più belli della letteratura di tutti i tempi, cioè Anna Karenina di Tolstoi, potremmo dire che tutti sanno riconoscere la stupidità, ma che dell'intelligenza ognuno ha una sua propria idea. Comunque cerchiamo di darla una definizione. Tradizionalmente si definiva intelligente una persona con una buona formazione e un buon livello culturale. Oggi si tende a darne definizioni più articolate, quali la capacità di risolvere problemi nuovi e adattarsi all'ambiente, oppure la capacità di progettare e realizzare fini complessi, andando al di là dei bisogni della mera sopravvivenza o dell'istinto. Nella mia vita, facendo il neurochirurgo, ho avuto ed ho ancora il privilegio di guardarci veramente dentro il cervello, di esplorare un mondo straordinario in cui ancora molto è avvolto nel mistero e nell'incertezza, ma anche di coglierne la bellezza, come vediamo in queste bellissime elaborazioni artistiche fatte da una persona speciale, straordinaria, di un cervello visto dalla risonanza magnetica. Se riflettiamo sul fatto che il nostro cervello è composto di atomi forgiati miliardi di anni fa nel cuore di stelle lontano, che per i fisici noi siamo letteralmente figli delle stelle, sembra incredibile che quegli atomi si siano assemblati in modo tale da costituire l'organo più importante dell'universo e che da questo insieme di materia grezza sia venuto fuori un pensiero intelligente. E proprio questo salto inebriante degli atomi al pensiero, dai neurotrasmettitori alla coscienza, che rappresenta uno dei misteri più incomprensibili alla nostra mente, the art problem, come dicono gli scienziati e i filosofi. Tutto nella vita accade grazie a ciò che è dentro il nostro cervello. È il cervello che spinge Ulisse a viaggiare, che dà il coraggio, che rende mitici gli eroi. È la mente che ci fa volare sopra le nuvole senza avere le ali, che ci fa vedere in un blocco di marmo una statua, che su una tela ci fa immaginare un dipinto e su un foglio bianco un grande romanzo di avventura. Tutto quello con cui entriamo in contatto ogni giorno, la nostra macchina, il cellulare, la radio che accendiamo andando al lavoro, il computer in cui custodiamo tanta parte della nostra vita, i sogni che ci trasportano in un mondo fantastico, senza il cervello non potrebbe esistere. Diceva Oscar Wilde, è dentro il cervello che il papavero diventa rosso, la mela odore e la lodola canta. Questo perché è il nostro pensiero, frutto dell'accumulo di tante conoscenze, che ci permette le cose meravigliose che facciamo. Quando si decide di parlare del cervello, a prima vista può sembrare che ci sia poco da dire. Ci sembra naturale che nel mondo esistano i colori e i suoni. Ci sembra naturale tornare con la memoria alla nostra infanzia o vivere le fantasie dei nostri sogni. Eppure, tutto quello che facciamo è il risultato della frenetica attività di miliardi di cellule cerebrali. Senza alcun dubbio, il cervello è l'organo più meraviglioso e misterioso dell'universo, la struttura biologica capace di immagazzinare più informazioni, come dice questo professore di fisica teorica al City College e alla City University di New York. Per dare qualche informazione, consta di quasi 90 miliardi di neuroni, quasi quanto tutte le stelle della Via Lattea, capaci di realizzare milioni di miliardi di connessioni. Si calcola che l'insieme delle nostre cellule cerebrali possa eseguire fino a 38 miliardi di operazioni al secondo. Questo ci dice come tutto ciò che avviene nel cervello succede attraverso scambi di informazioni fra le cellule. Ogni trasmissione di informazione avviene alla giunzione sinaptica, ove si ha l'arrivo di un impulso elettrico che provoca la liberazione di una sostanza chimica chiamata neurotrasmettitore, il quale determina a sua volta l'attivazione di un secondo neurone con un nuovo impulso elettrico che si propaga. Questo è un processo estremamente importante, perché questo processo elettrochimico
che si verifica ad ogni sinapsi, e ne parleremo in seguito in altre occasioni, è di estrema importanza perché rappresenta il linguaggio con cui le cellule del nostro cervello si parlano e su cui si basano i processi dell'apprendimento. E nelle sinapsi la chiave iniziale perché tutto possa succedere dentro di noi e perché si possa sviluppare la mente di ognuno di noi. Dall'insieme di questi milioni di scambi di informazioni dipende la realizzazione del progetto intelligenza umana, di quello che possiamo definire il codice umano, l'insieme dei processi mentali di ognuno di noi. Se, come dicevo, il cervello può eseguire fino a 38 miliardi di operazioni al secondo, possiamo capire come in ogni istante, in ogni cervello umano, sfreccino milioni e milioni di impulsi elettrici, mentre quantità innumerevoli di sostanze chimiche saltano da una cellula all'altra, mandando informazioni e permettendo che tutto ciò che facciamo, o pensiamo, o sentiamo, si compia. Da tutto questo insieme di cellule, fibre, impulsi elettrici e sostanze chimiche dipende la qualità della nostra vita, quella che ognuno di noi percepisce e che può identificarsi nell'esperienza della bellezza o nelle piccole gocce di felicità che la vita ci concede. Tutto questo con un consumo energetico di neppure 15 watt ora, meno del consumo di una vecchia lampadina incandescenza, e credo che nessun computer al mondo, almeno fino ad ora, sia in grado di batterci. L'importanza del cervello è stata intuita anche da Michelangelo, il quale ha voluto rappresentarla nel pannello della creazione di Adamo, avvolgendo la figura di Dio in una nuvola che rappresenta una sezione perfetta del cervello umano, che lui sicuramente ha visto in tutte le sue attività di dissezione di corpi, quasi a voler dire che la coscienza e il cervello è il regalo più bello che il Signore ha voluto darci. Tutto quello che riguarda il cervello appare straordinario, fin dall'inizio della nostra storia, fin da quando siamo nella pancia della mamma, dove avviene un fenomeno quasi miracoloso. Per 9 mesi il corpo della mamma si trasforma nel più straordinario laboratorio biologico vivente, nel quale si costruisce l'organo più complesso dell'universo, un nuovo cervello. In questi 9 mesi, seguendo un meccanismo complicatissimo ma perfettamente intuito già da tempo da Rita Levi-Montalcini, a partire semplicemente da un ovocita o da uno spermatozoo si formano progressivamente miliardi di cellule, le quali, disponendosi in modo da costituire le tante aree in cui è diviso, contribuiscono alla formazione del cervello che avremo alla nascita. Una delle tante cose straordinarie in questo processo è che i miliardi di neuroni finali non sono tutti uguali. La natura si è divertita a far sì che in ogni particolare area, ogni gruppo di cellule si sviluppasse con caratteristiche molecolari, anatomiche e funzionali diverse da quelle delle altre aree, ognuna con una sua speciale bellezza. In questo modo, i neuroni della corteccia motoria sembrano dei quadri astratti, queste immagini, che vediamo sulla sinistra, mentre a destra sono le fibre, alcune dei miliardi di fibre che attraversano il corpo calloso, la struttura che permette ai due emisferi di collaborare, di lavorare assieme. Questi neuroni sono diversi da quelli della corteccia cerebellare, la quale ci permette di muoverci in modo coordinato, di andare in bicicletta, di pattinare o di eseguire perfettamente una suite di Bach. O sono ancora diversi dalle cellule della nostra memoria, che vediamo qui bellissime. Sono quelle cellule che cadono come delle foglie morte in autunno, quando ci avviciniamo alla senescenza, o quando siamo aggrediti dalla malattia di Alzheimer, o che sono bruciati dalle droghe. Tutto avviene come in un meraviglioso giardino in cui tanti sono i fiori che progressivamente sbocciano, ognuno con una forma, un profumo, dei colori diversi, ognuno con un suo ritmo di crescita e un suo momento di fioritura, ma che insieme contribuiscono all'armonia del tutto. Malgrado questa lunga e complessa gestazione, noi esseri umani, al contrario di quasi tutti gli altri animali, quando nasciamo siamo ancora impotenti. Passiamo ancora un anno senza essere in grado di camminare o di parlare, e ne passiamo altri 2 prima di cominciare ad elaborare pensieri compiuti, e molti altri ancora prima di portare a compimento la lenta maturazione della nostra mente, che arriva a 20 anni circa. Questo per un motivo anatomico, perché un cervello più grande di quello che ha un neonato difficilmente potrebbe passare attraverso le strettoie del canale del parto, ma soprattutto per un motivo esistenziale. Tutti i lunghi anni di maturazione che seguiranno dopo la nascita rappresenteranno il tempo che ci vuole perché ognuno di noi possa imprimere alla propria mente un'impronta molto personale che la porti attraverso l'infanzia e l'adolescenza ad un pieno sviluppo. Usando termini da intelligenza artificiale, possiamo dire che alla nascita la struttura del nostro cervello, che possiamo definire il nostro hardware,
è abbastanza rigida, decisa dai geni che abbiamo ricevuto in eredità, praticamente uguale a quella che avevano i nostri antenati 50.000 anni fa, e con una capacità di immagazzinamento dati abbastanza scarsa, circa un gigabyte. E per questo noi umani, appena nati, non sappiamo fare granché. Però nasciamo con l'insieme delle informazioni del nostro DNA, che ci forniscono le modalità d'uso della macchina più complessa dell'universo. Ed è sulla base di queste informazioni che a iniziare da subito dopo la nascita sviluppiamo il nostro software, l'insieme di reti neurali, duttili, modificabili, che attraverso un processo di sviluppo lungo tutta l'esistenza trasformeranno il nostro cervello facendoci avere un'intelligenza nettamente superiore a quella trasmessa dal solo hardware e una capacità di immagazzinamento dati che potrà raggiungere i 100 terabyte. Ed è proprio su questa capacità di trasformazione continua che si basa una delle caratteristiche più straordinarie del cervello umano, la neuroplasticità, cioè la capacità di continuare a crescere, a imparare, a modificarsi lungo tutto il corso della vita, anche nella senescenza. Ogni volta che ascoltiamo qualcosa che ci interessa, o dopo aver letto qualche pagina di un libro, aver passeggiato dentro un museo, qualcosa si muove tra i nostri circuiti neuronali, si sviluppano sinapsi, crescono nuovi rametti neurali, il cervello cresce, si formano conoscenze. In altri termini, sarà la cultura e l'insieme di conoscenze che ognuno di noi accumulerà e che possiamo chiamare riserva cognitiva, a contribuire a sviluppare il cervello di ogni singola persona, facendo così di ciascuno di noi un'entità unica, differente da qualunque altra, sviluppando e migliorando anno dopo anno, lungo tutta la vita, facoltà mentali che ci permetteranno di raggiungere il grado di intelligenza più alto possibile. E in questo sta un esempio dell'assoluta libertà concessa all'uomo, pur condizionata da situazioni ambientali innegabili. Ognuno è libero di modellarci il cervello dal vivo, in modo direttamente proporzionale all'impegno profuso. George Eliot, una scrittrice inglese della seconda metà dell'Ottocento, già allora aveva capito che la capacità della mente di modificarsi fosse la fonte della nostra libertà. La neuroplasticità è sicuramente molto più rilevante nell'età infantile, quando siamo bambini. Il cervello apprende e modifica le sue reti neurali continuamente, semplicemente con l'esposizione al mondo esterno. È come se in questa fase della vita la macchina per l'apprendimento, il machine learning, andasse al massimo e non si spegnesse mai. Andando avanti con gli anni, quando l'organizzazione neuronale di base è costituita, diventa necessaria una maggiore stabilità e quindi la plasticità del sistema si riduce. Ma la cosa importante, questa è un'acquisizione scientifica degli ultimi tempi, è che essa non scompare mai. Anche quando il nostro cervello sembra essere pienamente sviluppato, la scienza ci dice che non è proprio così. Anche nell'età adulta il cervello mantiene la capacità di continuare a modificarsi e a imparare. Anche nell'età avanzata il cervello si mantiene plastico, può accumulare informazioni, può svilupparsi ulteriormente. Ma perché ciò avvenga nel migliore dei modi, è però necessario che in ogni fase della nostra vita ci sia fatta attenzione a seguire stili di vita e comportamenti alimentari corretti. Il funzionamento del cervello è molto complesso, ma in ciò sta la parte più affascinante del mistero della vita. Il suo studio è insieme avventura, viaggio, scoperta, emozione e sconfinata dichiarazione d'amore verso colui che ci ha creati. Pur nella loro complessità, questi meccanismi seguono alcuni principi che sono quelli che l'evoluzione ha imposto per poter funzionare bene e per sopravvivere. Fin dalla nascita abbiamo un anelito continuo che ci porta verso l'esplorazione e la conoscenza, ma d'altra parte abbiamo anche un software programmato per tirare costantemente il freno a mano della nostra attività cognitiva e risparmiare lavoro ed energia. Il motivo di ciò è che ogni atto mentale comporta un consumo di energia. Il cervello rappresenta il 2% del peso corporeo, ma per svolgere le sue funzioni consuma il 20% dell'energia a disposizione dell'intero organismo. Se pensiamo che l'insieme di sinapsi che abbiamo dentro la testa effettua miliardi di operazioni al secondo, che il cervello non si ferma mai e lavora anche quando noi dormiamo, capiamo che la disponibilità di energia su cui può contare è quasi sempre appena sufficiente. Un altro elemento che ci spinge a rallentare è che, anche se il numero di elementi computazionali, cioè di neuroni, che abbiamo in dotazione ci appare enorme, in realtà può essere insufficiente per tutte le operazioni mentali che siamo chiamati a svolgere.
Uno dei mezzi che ha il cervello per sfruttare al massimo la capacità della mente e risparmiare energia è selezionare. Questa è una caratteristica straordinaria, come vedrete man mano che andrò avanti in questa presentazione, e che ci differenzia dal computer, che non riesce a selezionare e accumula tutto. Selezionare vuol dire cogliere della realtà del mondo solamente la parte che ci interessa. Ma come si fa questo? Voglio portarvi ad esempio il modo in cui si è strutturata la fisiologia della nostra visione, il più importante dei nostri sensi. Le lunghezze d'onda a cui il nostro occhio è sensibile e che costituiscono lo spettro visibile rappresentano solo una piccolissima porzione dello spettro elettromagnetico globale. Tutto il resto, incluse le onde radio, le microonde, i raggi X, i raggi gamma, le radiofrequenze, il wifi ed altro, passa attraverso noi e noi ne siamo completamente inconsapevoli. Questo succede perché la natura non ci ha dato nessun recettore biologico per captare questi altri segnali, perché alla nostra specie non serve averli. Così come a noi non serve sentire le frequenze sonore troppo basse né quelle troppo alte. E questo perché la lunga e complessa storia della nostra specie ha selezionato nel nostro DNA ciò che più è importante per sopravvivere e in questo modo risparmiamo energia quanto più è possibile. Con una capacità intuitiva straordinaria, Sant'Agostino nelle Confessioni scriveva: «Tardi sono i sensi del corpo, proprio perché tali. Questa è la loro modalità. Sono giusto sufficienti per lo scopo per cui sono stati fatti». Un altro straordinario esempio di risparmio energetico lo troviamo in una delle cose per me più affascinanti della mente umana. In ogni istante noi riteniamo di sapere cosa stia avvenendo nel nostro cervello, quali pensieri occupino la nostra mente, ma in realtà le cose non vanno per niente così. Si calcola che bene il 95% delle attività cerebrali quotidiane si svolga nell'inconscio. Dei quasi 90 miliardi di neuroni, dei 100.000 miliardi di connessioni, la nostra coscienza ne controlla solo il 5%. La maggior parte del lavoro è occulto, afferrato a noi stessi. Anche molto lavoro mentale, che produce impressioni, intuizioni, molte decisioni, avviene nel silenzio del cervello. All'inizio del Mercante di Venezia, Shakespeare fa dire a uno sconsolato Antonio: «Non so perché sono così triste». Di certo Antonio non lo sapeva, ma il suo inconscio certamente sì. Questo meccanismo dell'inconscio, in un certo senso, libera la mente da una valanga di elaborazioni e informazioni che altrimenti finirebbero per sommergerla. Se elaborassimo tutta l'attività della mente, consumeremmo troppa energia, e questo è un lusso che il cervello non può permettersi. Studiando il cervello si vedono spesso delle cose che sembrano strane e incredibili. Infatti, il cervello manifesta una sua caratteristica peculiare che in un primo approccio può sembrare strana. Nei milioni di anni della sua formazione ha sviluppato alcuni vezzi, il più intrigante dei quali, molto importante come vedremo per i sottili meccanismi della memoria e dell'apprendimento, è che si annoia e ama essere stimolato continuamente da cose nuove che lo interessino. In pratica, per attivarsi, vuole essere stupito, deve emozionarsi. Richiama la vostra attenzione che stanno entrando prepotentemente nel nostro discorso alcune parole fondamentali per la nostra mente, cioè emozioni, emozionarsi. Cominciamo cioè a distinguere nel modo di funzionare del cervello due mondi, quello della razionalità e quello delle emozioni. Ma questo dualismo è talmente importante, quello della razionalità e delle emozioni, da poter affermare che è proprio nel gioco tra ragione ed emozioni che risiede l'essenza della nostra vita. In questo gioco noi esprimiamo al massimo la nostra libertà come esseri umani, e purtroppo c'è chi della ragione fa non nessun uso, pur esprimendo la sua essenza di esseri umani, come vediamo da tutto ciò che leggiamo nei giornali o sentiamo dai telegiornali. Le emozioni, come sappiamo, sono quelle cose che colorano la nostra vita, che ci danno le sensazioni che proviamo quando ci alteriamo per rabbia o per paura o anche per amore. Sono così importanti che senza la loro pressione, senza la passione, insomma, la parte razionale del cervello non avrebbe quelle spinte ad agire, a inventare. Non avrebbe in sostanza la creatività che ha permesso all'uomo di realizzare tutte le opere che conosciamo. Se è vero che con la corteccia cerebrale si pensa, si ricorda, si parla, sono le aree più antiche, quelle delle emozioni, che ci permettono di avere il batticuore e che rendono viva la nostra esistenza. Ragione ed emozioni rispondono ad aree cerebrali totalmente distinte e a due momenti lontanissimi nell'evoluzione del cervello umano, come lo vediamo oggi. Prima comparvero le emozioni, 200-300 milioni di anni fa, con sede in un insieme di nuclei profondi nell'encefalo che nel loro insieme formano il sistema limbico.
Poi, centinaia di milioni di anni dopo, rispetto alle emozioni, cioè circa 100.000 anni fa, si sviluppò la razionalità, con sede nella corteccia prefrontale. Tra i nuclei del sistema limbico voglio segnalarne due. Eccoli qui. Importantissimi per la nostra vita. L'amigdala, deputata più strettamente all'elaborazione delle nostre emozioni, e l'ippocampo, crocevia importante per la memoria e per la formazione dei ricordi. La corteccia prefrontale, invece, è la sede della razionalità, del controllo dei comportamenti e dei processi decisionali. Luria l'aveva definita l'organo della civilizzazione. Oliver Sacks, leader del cervello che guida l'individuo nelle novità, nelle innovazioni e nelle avventure della vita. La corteccia prefrontale ci dà anche la nostra cultura, diversa in ognuno di noi, legata al nostro apprendimento continuo, quindi cervello che cambia costantemente, che apprende costantemente e che sviluppa la cultura. Per questo le generazioni sono diverse una dall'altra, perché ogni generazione nuova si trova un bagaglio culturale che l'uomo ha catalogato, classificato e ha lasciato a memoria. E quindi le capacità di modificare le nostre conoscenze ci permettono di modificare costantemente la nostra cultura. Ragione ed emozioni ci portano ognuna ad una differente modalità di funzionamento della complessa attività che si svolge nel nostro cervello per valutare le informazioni e prendere decisioni. Sono i due fondamentali meccanismi del nostro pensiero. Da una parte il fast thinking, l'intuito, il pensiero veloce. Dall'altra lo slow thinking, la logica, la scelta meditata che richiede il pensiero lento. La definizione di questi modi di funzionare del cervello portò Daniel Kahneman, un professore di psicologia a Princeton, a vincere nel 2002 il premio Nobel per l'economia. Ancora una volta vedete la trasversalità di questi meccanismi di funzionamento della mente e del cervello. Il pensiero veloce, o sistema 1, basato su scorciatoie mentali o su pensieri euristici non rigorosi dal punto di vista logico, si attiva quando avere una risposta rapida è essenziale. In pratica, una situazione particolarmente grave e pericolosa attiva il sistema emozionale, quel sistema limbico di cui parlavo prima, in particolare l'amigdala, e invia un segnale d'allarme che richiede una risposta immediata per far fronte rapidamente ai pericoli che ci minacciano. Per questo le emozioni determinano decisioni rapidissime, istintive, proprio del pensiero veloce, perché le emozioni non sono solamente sentimenti, ma sono una serie di algoritmi di sopravvivenza evoluti 200-300 milioni di anni fa per permetterci di sopravvivere, di evitare il pericolo. Un'altra situazione in cui si attiva il pensiero rapido sia quando, davanti a valutazioni complesse e ricche di molti dati, la mente utilizza scorciatoie e risponde rapidamente in modo intuitivo, evitando così complicate analisi. Il pensiero razionale e lento, al contrario, nel prendere le sue decisioni, vaglia tutte le diverse informazioni che provengono dai sensi e attiva meccanismi complessi che coinvolgono la memoria, l'attenzione, la volontà. In una parola, il sistema nervoso nelle sue proprietà cognitive più sviluppate. Le sue conclusioni, frutto di un complesso ragionato, richiedono sempre parecchi secondi, troppi se dovessimo reagire a una situazione di pericolo o analizzare una valanga di dati. È il pensiero più affidabile di cui l'uomo possa disporre. Purtroppo, a differenza del pensiero rapido, da un punto di vista cognitivo ed energetico, è molto dispendioso. Il nostro cervello, solitamente abbastanza pigro, oltre che annoiarsi, predilige azioni di minimo sforzo e quindi ricorre alla logica stringente solo quando non ne può fare a meno. In sostanza, si affida ogni volta che può a giudizi intuitivi. L'equilibrio, come sempre, deve stare nel mezzo. Ma di quale pensiero dobbiamo fidarci? Di quello rapido o di quello lento? Istintivamente, e sto usando il pensiero rapido, è il sistema lento a rappresentare il pensiero più affidabile, ma quanto posso fidarmi nel mio pensiero rapido nel dire questo? Come hanno scoperto gli scienziati che studiano i processi decisionali, seguire l'istinto è importante, anche perché la maggior parte dei nostri giudizi e delle nostre azioni così nate appaiono appropriate. Si è scoperto inoltre che l'istinto non è fatto di sola emotività. Grazie ad esso, il cervello, quando non ha tempo per avviare un pensiero razionale, rapidamente e intuitivamente sceglie tra le tante possibilità accumulate nella mente, tra le soluzioni proposte dall'esperienza passata. In altre parole, sceglie delle scorciatoie mentali che sono il risultato, non del caso, ma dell'elaborazione di esperienze già da noi vissute in precedenza. Ma comunque, se c'è da prendere una decisione importante, è meglio affidarci al pensiero lento. A pensarci bene, da sempre queste sono state le regole del pensiero dell'uomo.
Festina lente, diceva già Augusto ed Erasmo, e Festina lente fece dipingere Cosimo I dei Medici sui soffitti del salone del Cinquecento in Palazzo Vecchio, rappresentando una tartaruga dotata di una vela. Adesso passo ad un aspetto estremamente importante, che è la memoria. Più che la memoria, l'importanza di ricordare, ma anche di dimenticare. Come dice Honoré de Balzac, i ricordi rendono la vita più bella, ma dimenticare la rende più sopportabile. E qui c'entrano ancora le emozioni. Ma che c'entrano le emozioni in realtà? C'entrano perché hanno un ruolo importantissimo nella nostra memoria. Perché noi memorizziamo bene tutto ciò che ci stupisce, tutto ciò che ci emoziona. Cioè, se noi camminiamo per strada e vediamo qualcosa di drammatico per certi versi, o vediamo qualcosa che ci dà grande piacere, la ricordiamo anche il giorno dopo. Se passiamo lungo il porto di Monte Carlo ma non vediamo niente di particolare, il giorno dopo non pensiamo neanche di esserci passati. Quindi l'emozione è fondamentale per fissare un avvenimento nella nostra mente e lasciarlo nei luoghi in cui vogliamo che si ricordi. Le cose che ci annoiano, il cervello le avvia in un dimenticatoio. Basti pensare al film della nostra vita, fatto di accadimenti, pressioni, persone, cose che sono rimaste impresse nella memoria a lungo termine per la capacità che hanno avuto di emozionarci. Ancora una volta, la mente tende ad essere selettiva, non spreca parti delle sue limitate reti neurali e della poca energia disponibile per fissare nozioni che catalogo come poco significative o inutili. Quindi per questo, per far crescere la nostra mente, bisogna attivarsi, bisogna impegnarsi, leggere cose o fare cose che sono interessanti per la nostra mente. Nella selettività della mente sta un altro grande momento di libertà, un elemento di scelta che caratterizza ognuno di noi. La memoria, sappiamo, è il filo di Arianna che tiene insieme il fluire della nostra vita nel tempo e ci fornisce continuamente la corretta percezione della nostra identità. Si potrebbe dire che la memoria è il collante che tiene insieme le storie personali di ognuno di noi. È così importante che quando raggiunta una certa età ci accorgiamo che cominciamo a perderla, immediatamente ci allarmiamo. Ma se il desiderio di ognuno è quello di avere una memoria di ferro, perché per natura tendiamo a dimenticare? Perché non siamo persone con una grande memoria, persone che non dimenticano nulla? Ci sono molte ragioni per tutto ciò e possiamo trovarle nei meccanismi di funzionamento della nostra memoria. Un crocevia importante per i meccanismi della memoria è rappresentato dall'ippocampo. Ma come fa l'ippocampo a conservare un ricordo che di solito è una storia, costituita necessariamente da una serie di sensazioni diverse? Quando facciamo un'esperienza, lo fa con un meccanismo che è estremamente ingegnoso e complesso, ed è questo, cioè quando facciamo un'esperienza nuova l'ippocampo la raccoglie, la scompone in frammenti di ricordi, ognuno corrispondente alle diverse stimolazioni sensoriali di cui è composta, e li deposita in aree diverse a seconda degli stimoli che li hanno generati, nella corteccia visiva se si tratta della vista del mare o di un paesaggio, o in quella olfattiva se in quell'esperienza percepiamo anche il profumo di un fiore, oppure in quella uditiva se sentiamo anche una musica in lontananza. Quando qualcosa ci richiama alla mente un frammento di quel ricordo, l'ippocampo, raccogliendo i fili delle tante aree dove ne aveva lasciato i frammenti e facendo un cammino inverso, riannoda sensazioni che parevano oramai spente, richiamando così l'evento nella sua interezza. E in questo modo, dalla memoria, tira fuori un ricordo. E facendo una piccola digressione nel campo della neurochirurgia, noi spesso operiamo pazienti da svegli, per motivi medici ovviamente, e qualche volta stimoliamo anche il cervello, ancora una volta per motivi, per finalità chirurgiche. E qualche volta può capitare che se stimolando con paziente sveglio noi possiamo attivare un piccolo circuito neurale, il quale a sua volta attiva altri circuiti neurali e tira fuori un ricordo. E il paziente è meravigliato, ci dice: sto ricordando qualcosa che non pensavo di avere più nella nostra mente. Questo è uno dei tanti misteri della complessità del nostro cervello. È interessante il fatto che le tracce nervose di cui si serve l'ippocampo per organizzare e custodire i ricordi non rimangono lì inerti e fisse come dei files in uno scaffale o in un computer, ma vengono modificate di continuo, anche perché i ricordi se ne accumulano in continuazione e occorre spostare i vecchi per lasciare il posto ai nuovi, cercando di non perderne tanti e di mantenere i più significativi. Inoltre, per immagazzinare nuovi dati, il cervello usa in buona parte le reti neurali già esistenti, che ha già utilizzato per altri ricordi, cercando di utilizzare per ricordi diversi reti neurali sovrapponibili. E proprio perché i neuroni e le reti neurali legate a una memoria sono coinvolti anche nei fatti di altre memorie,
Quando richiamiamo alla mente un fatto lontano, ci accorgiamo spesso che il nostro ricordo è diventato meno preciso e i particolari hanno cominciato a sbiadirsi. Ho letto in un libro di successo, qualche tempo fa, una riflessione molto bella sulla memoria e sul dimenticare, e voglio proporverla perché spesso i grandi scrittori riescono a intuire e a raccontare con le parole ciò che la scienza ha difficoltà a descrivere. Come fiori di melo appena sfiorati dalla brezza, anche i ricordi si staccano e volano via con rapidità inconcepibile. Pensiamo di averne accumulati tantissimi, così numerosi e vividi da ritenerli inestinguibili, e invece in mano ci resta poco più di uno sfarfallio di immagini incerte e fuggitive. Per quanto doloroso possa apparire, il dimenticare è un elemento importante, anzi essenziale, per la memoria. Come scrive Jorge Luis Borges, l'oblio è una forma di memoria. La memoria, evidentemente, non è stata progettata dalla natura per essere una registrazione fedele del passato. Ci fornisce piuttosto informazioni spesso vere, ma talvolta imprecise. Ci dà i mattoni per costruire delle storie. Come disse una volta la poetessa americana Mary Over, la memoria è un poeta, non è uno storico. Ricordare, quindi, è come raccontare una storia, ogni volta con piccoli particolari diversi. E allora, a questo punto, chiediamoci di nuovo, perché la natura non ci permette di ricordare tutto? Perché se non riuscissimo a fermare la mente, tutto si impremesse nella nostra memoria, ciò richiederebbe un dispendio di energia tale da conseguirne un malessere fisico e psichico. Inoltre, satureremmo così ampiamente tutte le reti neurali e le attività mentali per contenere il ricordo di ogni esperienza, che non saremmo più in grado di formulare idee generali e forse non saremmo proprio in grado di pensare, come dice Borges del suo personaggio Ireneo Funès nel racconto Funès e il memorioso, dove racconta la storia di un uomo condannato a ricordare tutto. E ancora, se il cervello non si fermasse mai e mancassero i momenti di pausa, mancherebbe anche quel default mode network, quel rumore di fondo, quel vagare libero della mente che corrisponde ai momenti di libera associazione delle idee che sono alla base della creatività, tra le manifestazioni più importanti della mente. Infine, se avessimo una memoria non selettiva e togliessimo le emozioni dai ricordi, perderemmo quella magia che, permettendoci di richiamare i fatti importanti di una vita vissuta, è capace di scatenare ogni volta nuove emozioni e ci consente di avere le gioie o la malinconia e soprattutto di sentire la nostalgia del nostro passato. E qui permettetemi adesso di fare una digressione in un campo che apparentemente non ha nulla a che vedere con questa presentazione. Stavo pensando ad una sera dell'aprile del 2007, quando all'Opera di Roma si rappresentava La Traviata con la regia di Franco Zeffirelli. A dirigere c'era il grande maestro, il mio grande amico Gianluigi Gelmetti, che sicuramente amava tantissimo La Traviata. Lo ricordo adesso, non all'inizio, perché mi fa piacere ricordare Gianluigi nel pieno della mia presentazione, nel pieno di ciò che lui mi aveva chiesto di fare e che avrebbe apprezzato, spero. Ricordando a Gelmetti e a Gianluigi, voglio parlarvi della Traviata, una fra le più belle opere di Giuseppe Verdi, ispirata alla Signora delle Camelie di Alexandre Dumas. Un'opera che Gianluigi ha amato tantissimo. Vi narra la storia d'amore tra Violetta e Alfredo. Come gli appassionati di lirica sanno, alla fine della travagliata vicenda Violetta morirà. Eppure, per quante volte ci sia vista quest'opera, ogni volta che il maestro mette giù la bacchetta e si chiude il sipario, tutti ci lasciamo trascinare dalla commozione e possiamo anche piangere con Alfredo per la fine di questo tragico amore. Ma perché questo succede? Come tutto, anche questo è opera della mente, in particolare di un meccanismo neuronale speciale, quello dei neuroni specchio, che spiega molte delle nostre sensazioni ed emozioni. Grazie a questi neuroni, la visione dell'agire altrui non determina semplicemente una ricostruzione pittorica di quell'azione da parte del cervello dell'osservatore, ma ci permette di simulare quell'azione nel nostro sistema motorio, di ripeterla nel nostro cervello, attivando quegli stessi neuroni che attiveremmo se fossimo noi a compierla. Ma la cosa più straordinaria è che questo meccanismo specchio si attiva non solo davanti a un'azione, ma anche davanti ad emozioni provate dall'altro, indipendentemente dalla loro natura reale o fittizia. Ciò vuol dire che quando noi osserviamo qualcuno che piange o è felice, indipendentemente dal fatto che si sia nella realtà o al cinema, o davanti a un quadro, o nel pieno di un'opera lirica, attiviamo gli stessi circuiti neurali che lui sta attivando per provare quelle emozioni. In pratica, viviamo il suo dolore o la sua gioia,
come se li provassimo noi stessi, attivando circuiti cerebrali in parte identici. La scienza ci dice che siamo biologicamente costruiti per stare insieme agli altri, per provare le stesse emozioni che vediamo negli altri. C'è in altri termini un meccanismo biologico che ci rende sociali, che ci porta a considerare l'altro come noi stessi, che ci fa entrare in empatia con un'altra persona e provare letteralmente il suo dolore e simularlo come se ci trovassimo nella stessa situazione. Diceva Shadidi Shiraz, un poeta persiano, se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo. Avviandomi alla fine di questa presentazione, voglio parlare dell'espressione massima del funzionamento del cervello, di Sua Maestà la coscienza. La coscienza è quella capacità che ognuno di noi di percepire il mondo che ci circonda e di sentirsene parte. La consapevolezza di sé, la capacità di riflettere sui propri pensieri, sulla propria vita passata, sul presente, sul mondo in cui siamo, è certamente la forma più alta di conoscenza e coinvolge la memoria e quella parte del cervello deputata all'elaborazione delle esperienze, il cervello della riflessione. Coscienza è anche consapevolezza di essere coscienti. È il miracolo dell'uomo che indaga se stesso. La coscienza, molto semplicemente, è ciò che c'è quando si prova qualcosa. Nel linguaggio comune, coscienza indica anche una valutazione morale del proprio agire e ci eleva alla trascendenza, alla bellezza, alle bellezze astratte e morali. Con la coscienza, l'uomo ha avuto il privilegio straordinario di elevare la propria mente. Voglio leggere un pezzo che non avevo segnalato, però mi sembra importante. Pur così complessa, la coscienza è estremamente fragile e variabile, perché basta subire un'anestesia per farla scomparire, perché ogni volta che ci addormentiamo ogni sera si spegne progressivamente e dentro di noi l'intero universo scompare, vanno via i suoni, i colori, i pensieri, ed è come se non esistessimo più neanche noi stessi. Ma basta svegliarci perché tutto improvvisamente ritorni, esattamente come prima, come se nulla fosse successo. Miracolosamente, così, senza sforzo, ogni mattina la coscienza si attiva da sola. Milioni di persone si riaffacciano alla vita, ridiventano consapevoli della loro esistenza. Lo descrive molto bene Marcel Proust. Un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi. Svegliandosi, li consulta istintivamente e vi legge in un attimo il punto della terra che occupa, il tempo che è trascorso fino al suo risveglio. Con lo sviluppo della coscienza, con la consapevolezza di esistere, la mente costruisce per noi una rappresentazione del mondo che ci circonda e ce lo propone pieno di colori e di suoni, di odori e di sapori. Disegna per noi i profili dei monti, ci lascia attoniti davanti allo splendore del sole o delle stelle, di una semplice successione di suoni fa una musica, ci permette di capire l'armonia di una fuga di Bach e di restare incantati di fronte ad uno degli straordinari spettacoli che la natura è in grado di offrirci. Genera tutto ciò che noi percepiamo come reale all'esterno e all'interno di noi stessi. E tutto questo è straordinario, come straordinario è tutto ciò che riguarda il cervello. Ma una domanda nasce nella mente degli scienziati e apre un aspetto intrigante e anche inquietante sul mistero della nostra esistenza, e cioè quello della realtà in cui viviamo. Se tutto ciò che vediamo è frutto di una elaborazione di segnali elettrochimici da parte del nostro cervello, chiuso nel buio della nostra testa. La domanda che viene da porsi è: com'è veramente la realtà da cui si genera quell'energia che i nostri organi di senso traducono in segnali elettrochimici e che poi il nostro cervello trasforma in una cattedrale o in un concerto di Chopin? Secondo molti scienziati, all'esterno del cervello esisterebbero solamente energia e materia, e tutto ciò che vediamo sarebbe solo un'illusione. Un'ombra che cammina, direbbe Macbeth, una finzione allestita dalla mente, da quello che il grande fisiologo Charles Sherrington chiamava il telaio incantato, capace di creare per noi una realtà straordinaria. Personalmente, addentrandomi in un sentiero non scientifico, mi piace di più pensare che la donna meravigliosa che mi sta accanto sia realmente mia moglie, così come la vedo tutti i giorni, e non un inganno della mente. Che tutto quello che vedo intorno a me sia reale, che il mare sia blu, che la nebbiolina che nei mattini invernali vela i panorami delle nostre valli esista veramente. E credo che oltre che più bello sarebbe anche più semplice, ma nessuno penso lo saprà mai. In un mondo che sta vivendo rapidamente, in rapida e brutale successione, una pandemia e una drammatica guerra, voglio chiudere ricordando la più bella delle emozioni,
la felicità. La felicità è certamente un dono raro e difficile, per questo prezioso, è ricercato da sempre. Fin nella Grecia antica il punto centrale era come fare a vivere una vita felice. Per Aristotele una vita felice è una vita che realizza le nostre potenzialità di esseri umani e nell'universo aristotelico ciò che realizza la nostra natura di uomini è il possesso della ragione, l'uso dell'intelligenza. Noi siamo veramente noi stessi e costruiamo una vita felice quando usiamo bene il nostro intelletto, quando pensiamo e quando conosciamo. Molti secoli dopo, Dante, nel 26° canto dell'Inferno, fa dire a Ulisse: «Considerate la vostra semente, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Aristotele e Dante ci indicano la strada per la felicità, proclamando la superiorità su tutto il resto dell'intelletto. Alla fine di questa lettura, spero di essere riuscita a far capire quanto il nostro cervello sia un capolavoro straordinario e quanto dobbiamo sentirci fortunati di appartenere a una generazione che ha gli strumenti e la preparazione culturale per studiarlo. È la cosa di gran lunga più bella che si sia scoperta nell'universo. È la cosa più straordinaria è che questa cosa bellissima siamo noi. Certamente ciò che sappiamo del cervello e della mente è ancora una minima parte del tutto. Questa grandiosa impresa della scienza è ancora all'inizio e ci darà nel futuro altre scoperte ancora più straordinarie. Ma già quello che abbiamo visto fin qui ci riempie il cuore e il cervello di meraviglia. Anche se non è il tutto, è sufficiente a farci stupire per la straordinarietà del dono della vita, a farci assaporare la bellezza dell'alba e del tramonto, anche se sappiamo che poi verrà ancora la notte. Dice Papa Francesco: non rinunciate mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile. E di questo spettacolo incredibile, la parte più bella è il nostro cervello. Grazie. Per averci permesso di avere qui il professore con noi stasera. Il professore è disponibile se voleste fare delle domande. È difficilissimo fare delle domande dopo una professione del genere probabilmente, ma sicuramente qualcuno di voi ha voglia di chiedere qualcosa in più. Forse è una domanda troppo speculativa la mia, ma pensando come si è evoluto il cervello nella nostra specie partendo da milioni di anni fa, lei lo vede come una pallina che si è incanalata verso un solco o una cosa che è andata in una direzione quasi episodica come poteva svilupparsi? Lo domando perché se mai incontrassimo vita esterna alla nostra specie, magari che viene anche da un altro pianeta, secondo lei sarà simile a noi perché il cervello ha delle vie obbligate per svilupparsi o può essere completamente differente da quello che possiamo immaginare? È una domanda importantissima e la ringrazio per averla fatta. E ovviamente la risposta presuppone una concezione della vita di ognuno di noi, non esiste una risposta che si possa dare su termini puramente scientifici. C'è chi dice che la vita sia frutto di un'evoluzione legata al caso, c'è chi pensa, io lo penso, che la vita è talmente complessa che ci deve essere un'idea di una progettualità a monte di tutto. C'è chi dice che in tutte le cose ci sono delle proprietà emergenti, se noi prendiamo dei blocchi di ferro e li mettiamo assieme possiamo costruire un aereo, ma c'è chi dice che quell'aereo qualcuno l'ha progettato prima, che solamente la natura non sarebbe stata in grado di mettere assieme dei pezzi di ferro e far volare un aereo. E allora la mia risposta è questa: ritengo che la nostra vita sia, che noi non siamo il centro dell'universo, siamo una piccola cosa nell'immensità dell'universo, ma quella piccola cosa ha avuto un creatore, ha avuto qualcosa che l'ha progettata, così come può averla progettata in altri mondi, può averla progettata in modo diverso in altri mondi. Credo che questo sia il mistero dei misteri. Da credente vedo perlomeno un po' di luce in fondo al tunnel, altrimenti non avrei nessuna parola per descrivere il mondo in cui viviamo. E credo che la realtà, e su questo era assolutamente della stessa idea
anche scusatemi, fisico premio Nobel, ho un'amnesia stasera, mi veniva in mente già Luigi Gelmetti perché pensavamo a Gelmetti, ce l'ho ancora nella mente, il quale diceva che la realtà è talmente complessa che non posso immaginare che sia legata al caso. C'è chi dice che se prendiamo una scimmia e la mettiamo davanti a un pianoforte, dopo un po' riesce a fare una suonata di Mozart. Penso che sia estremamente difficile che questo succeda. Può mettere assieme casualmente 3 note, ma non una composizione intera. Per cui spero che ci sia un progetto e spero che ci sia qualcuno che abbia disegnato questo progetto, che non so come finirà. Credo che noi siamo in una tappa, in una grande evoluzione che il cervello dell'uomo, anche se richiederà millenni per cambiare, il nostro cervello è quello dei nostri antenati di 50.000 anni fa, anche se richiederà millenni probabilmente cambierà ancora. E l'uomo, l'Homo sapiens, si trasformerà ulteriormente, ma nessuno di noi potrà né vederlo né saperlo mai. Ma è bello pensarci, perlomeno. Grazie. Buonasera professore, buonasera. Complimenti per la straordinaria, bellissima lezione di taglio poetico e letterario anche, che è molto importante. Sono interessato allo studio sugli studi sulla coscienza. Lei ha fatto un cenno a questo, definendolo appunto la maestà del cervello, sua maestà la coscienza. E volevo sapere da lei qual è la sua teoria rispetto alla natura fisiologica della coscienza, cioè se è più vicina agli studi del professor Tononi sull'informazione integrata oppure a quella che le vede situata nella sostanza reticolare ascendente, quindi nella zona sottocorticale, ecco, per capire se ha una visione di questo tipo oppure ha una sua teoria, certo, diversa. Grazie. Ecco, Giulio Tononi è un professore neurologo italiano che dirige il Centro della Coscienza del Wisconsin. Nessuno, chiunque si avvicini minimamente alla coscienza, conosce il professor Tononi. La sua teoria è che la coscienza sia il risultato del funzionamento di tante aree cerebrali che nella loro complessità riescono a sviluppare la coscienza. E questo è... Sicuramente esistono delle aree le quali hanno maggiore coinvolgimento nella coscienza e altre aree che ne hanno meno. La sostanza reticolare ascendente è fondamentale per la coscienza, e lo vedo da neurochirurgo. Una piccola lesione, la sostanza reticolare ascendente, una parte del tronco dell'encefalo, dalla parte centrale del nostro cervello, una piccola lesione in quel punto fa andare in coma immediatamente. Non dipende dal numero di cellule che ci sono, perché per esempio, se lei ha letto gli articoli di Giulio Tononi, il cervelletto, che è la struttura che ha più numero di cellule di tutto il nostro cervello, in realtà possiamo toglierlo, non camminiamo bene, barcolliamo, ma restiamo coscienti. Per cui la coscienza è l'insieme integrato di una serie di funzioni che sono in aree particolari, non in tutto il cervello. E Giulio Tononi riesce anche a individuare un indice per caratterizzare la coscienza, ed è un dato non solamente speculativo ma anche di importanza pratica, perché secondo questo indice di Tononi e secondo gli studi di Giulio Tononi noi riusciamo a prevedere in un malato che è in coma se ha delle capacità di ripresa o meno, e quindi se dobbiamo insistere particolarmente nel cercare di risvegliare quel corpo oppure se oramai i suoi centri della coscienza non possono più risvegliarsi. Ed essendo la coscienza la cosa più importante dell'uomo, se non c'è coscienza, non c'è vita cosciente, come dice banalmente la parola. Grazie della domanda, comunque estremamente interessante. Noi abbiamo di fronte il quadro del cervello come il regista assoluto della nostra vita. E partendo da questo presupposto, io vorrei chiedere, a suo avviso, la dimensione del cervello rispetto a quella del cuore o a quella del cosiddetto cervello addominale o secondo cervello, cioè secondo lei quali possono essere le relazioni, direi soprattutto tra la frequenza vibratoria del cervello e quella del cuore, che secondo una misurazione su base energetica, quella del cuore, è risultata circa 100 volte più alta di quella del cervello.
Grazie. Prego, ci mancherebbe. La ringrazio io della domanda. Ma diciamo che cuore e cervello sono due organi fondamentali per la nostra vita. Il cuore ha un'importanza straordinaria, ma alla fine è un muscolo, avrà anche una potenza vibratoria, ma da neuroscienziato lo ritengo fondamentale per il funzionamento del cervello, ma non essenziale per lo sviluppo di quello che caratterizza l'uomo particolarmente, il pensiero, la coscienza, la mente, la creatività, la fantasia. Tutto questo attiene al cervello e non attiene al cuore. Il cuore ha un'importanza fondamentale, perché senza la funzionalità del cuore il cervello non potrebbe andare, così come il cervello è fondamentale per il cuore. Se noi danneggiamo i centri di funzionamento del cuore e dal cervello, il cuore si arresta. Quindi anche il fegato è importante, anche anche tutto il resto dell'organismo è importante, però alla fine credo che ci sia una superiorità funzionale del cervello che sia innegabile. Non lo dico perché mi occupo del cervello, ma perché ho avuto l'esperienza di migliaia e migliaia di malati operati, di malati visti, di traumatizzati, e ho capito come un piccolo danno del cervello compromette in modo profondo la vita delle persone. Credo che nessun altro organo risenta così profondamente di una lesione di quanto possa essere il cervello, è l'essenza della nostra vita che se ne va. Non so se ho risposto come lei voleva che rispondessi, ma è quello che penso. Buonasera. Mi incuriosiva, lei ha detto che il cervello non dorme mai, però il riposo è essenziale, perché io so che se una persona non dorme può morire, molto più che se non mangia. E quindi che cosa fa il cervello durante la notte? È necessario per lui avere delle pause, riposarsi, ricaricarsi? Beh, assolutamente. Però il cervello continua a lavorare, non si ferma mai. Durante la notte avvengono, cioè noi abbiamo bisogno, ha detto lei assolutamente, se noi depriviamo un animale del sonno muore più facilmente che non se gli togliamo il cibo, per cui il sonno è fondamentale. Ma il sonno è fondamentale per la nostra vita, noi passiamo un terzo della nostra vita a dormire, passiamo 6 anni all'incirca in media a sognare, quindi sonno e sogno sono fondamentali. E dormivano anche i nostri antenati nella savana quando c'era il pericolo di essere aggrediti, ma non potevano non dormire. Che succede durante il sonno? Intanto avvengono alcuni processi fisiologici, vengono secreti particolari ormoni, viene rafforzato il nostro sistema immunitario, ma vengono fatte le pulizie, vengono eliminate quelle scorie che se si accumulano danno quelle sostanze che possono possono indurre dei processi neurodegenerativi. Ma soprattutto il cervello rielabora le proprie esperienze. Io ho detto che noi fissiamo nella memoria solo una parte dei nostri ricordi, ma il ricordo è un meccanismo complicatissimo che ha nel sonno un momento cruciale. Mentre noi dormiamo, nelle fasi di sonno più lento, nelle prime fasi del sonno, in qualche modo ripassiamo nella mente gli avvenimenti del giorno, eliminiamo quelli che non ci interessano, quelli che non ci hanno emozionato, e lasciamo nella memoria quelli che ci hanno emozionato. Poi arriva il sonno REM. Sonno REM è quel sonno confuso che si associa ai movimenti oculari, si chiama così proprio dai movimenti oculari rapidi. Nel sonno REM noi praticamente richiamiamo alla mente in modo estremamente disordinato esperienze di tutta la nostra vita e le confrontiamo con le esperienze nuove, aggiorniamo le nostre esperienze e consolidiamo i ricordi. Se io vedo una persona che non vedo da 20 anni, nella mia mente ho il ricordo di come era 20 anni prima, lo vedo ed elaboro una nuova visione di quella persona. Nel sonno REM io consolido questo ricordo, elimino i ricordi che non funzionano più. Inoltre, ed è un esperimento fondamentale sempre di Giulio Tononi, durante il sonno noi cancelliamo automaticamente il 20% delle sinapsi e dei ricordi. Questo perché? Perché l'uomo deve apprendere costantemente. Uno, come ho detto, dei segreti della mente è quello di un apprendimento continuo. Quindi bisogna cancellare una parte della lavagna perché su quella lavagna si possa scrivere ancora. E ogni notte, secondo questi esperimenti di Tononi, noi eliminiamo il 20% delle sinapsi, cioè degli apprendimenti. Essendo la sinapsi il meccanismo basilare dell'apprendimento, eliminiamo il 20% degli apprendimenti, così il giorno dopo possiamo creare nuove sinapsi, nuovi rametti neuronali, avere nuove conoscenze. Evidentemente c'è un meccanismo mentale che ci fa eliminare le cose poco importanti e ci lascia salde nella memoria le cose più importanti. Ecco, nel sonno
una misura del dispendio di energia ci dice che il cervello consuma appena il 10% in meno dell'energia di quando si è svegli, quindi è un lavorio continuo quello che fa la mente. Buonasera. Io ho una domanda. In una slide abbiamo visto come il cervello si divide a seconda delle competenze. Certo. E si sa anche che si può parlare di diversi tipi di intelligenza, un'intelligenza più emotiva, un'intelligenza più artistica, un'intelligenza più cognitiva. Le persone che nascono i talenti hanno uno sviluppo diverso di queste parti cerebrali. È qualcosa che si può considerare innata o estremamente condizionata dall'ambiente? Beh, diciamo che noi in tutto quello che facciamo abbiamo sempre due componenti, una componente genetica, i geni esistono, anche se poi c'è tutto l'apprendimento che si sovrappone ai geni, ma i geni esistono, i geni possono condizionarci verso una professione, verso un'attitudine. Poi c'è l'esperienza, quello che apprendiamo costantemente. E poi c'è è una domanda integrata, ma c'è anche la diversità dei due emisferi. L'emisfero destro in genere nelle persone che sono destrimani, l'emisfero destro è più l'emisfero della fantasia, della creatività, l'emisfero di sinistra è l'emisfero più della razionalità, del pensiero cartesiano, diciamo, del rigore logico. E se prevale un emisfero tendiamo ad essere più artisti, più fantasiosi, nell'altro emisfero ci rende più rigorosi. Però di regola c'è una cosa importante: la genialità, la creatività, la fantasia, l'estro non è legato a un cervello più o meno pesante. Così si sono fatti un'enormità di studi sul cervello di Einstein senza riuscire a trovare esattamente nulla che in qualche modo lo differenziasse da una persona comune. Anzi, il suo cervello non era neanche tanto più pesante di una persona normale, forse lo era di meno, credo. Ma quello che è importante è l'insieme della connettività che riusciamo a fare, cioè la connettività forse è il segreto della mente, che riesce ad avere una maggiore connettività fra aree cerebrali e riesce a utilizzare in modo molto più integrato il cervello, riesce a essere più creativo, riesce a essere più fantasioso, riesce a essere più intuitivo. Questo mi porta a un'altra cosa importante, cioè alla differenza tra il cervello dell'uomo e della donna. Uomo e donna hanno un cervello differente, hanno il 98% circa dei geni in comune, meno 2%. Ne hanno un 1% non in comune, ma la differenza fra il cervello di della Rita Levi-Montalcini e quello dello scimpanzé è appena dell'1,2%, quindi un 1% di differenza, se coinvolge geni importanti, può essere enorme. Le donne hanno molte più connessioni di quanto non abbiano gli uomini, quindi questo permette al loro cervello di essere più integrato, sono più intuitive, sono più multitasking, hanno una capacità di risolvere i problemi più rapida dell'uomo. L'uomo è più razionale, lavora per cervello alla volta, un emisfero alla volta, la donna li integra di più. E dall'insieme di tutte queste cose gli viene fuori il genio. È difficile dare una definizione del cervello di un genio, perché non lo conosciamo, non lo sappiamo perché una persona è un genio o meno. I geni hanno una rilevanza, ma quello che ha rilevanza, forse altrettanto, è l'attitudine che ci guadagniamo lungo tutta la vita, questa plasticità di cui ho parlato, su cui ho battuto molto, è fondamentale per far sì che il cervello di ognuno di noi si sviluppi in modo diverso da ogni altro. Dall'insieme delle due cose, genio e neuroplasticità, nasce fuori la genialità, è quella persona che si differenzia da tutte le altre. Grazie. Grazie a lei. Tanto complimenti per la magnifica lecture che ci ha dato. La mia domanda riguarda il tema del cervello, la sua complessità e la felicità, nel senso che il tema è quello anche di riuscire a governare questa complessità. In questo senso, ultimamente, un grande sviluppo hanno avuto, diciamo, le filosofie orientali con il discorso della, se vogliamo, della meditazione. E ovviamente mi sembra di capire che gli studi occidentali e queste filosofie orientali tendano a incontrarsi in qualche modo, e che in questa, diciamo, ricerca della felicità, il percorso che loro ci indicano, che è quello della meditazione, abbia una rilevanza non indifferente. Beh, giustissimo. Direi che
una delle cose che maggiormente si oppone alla felicità è lo stress. Lo stress è un meccanismo fisiologico di risposta a un pericolo, ma è funzionale ed è positivo se il pericolo è transitorio, se il pericolo è prolungato. Lo stress ci inonda di cortisolo, che è un ormone che ci distrugge le cellule cerebrali, ci distrugge il sistema immunitario, ci butta in depressione. La meditazione che cosa fa? Ci allontana dallo stress, ci porta in un momento di rilassatezza mentale totale, elimina quindi il cortisolo, struttura meglio il nostro sistema immunitario, ci permette la liberazione di sostanze, di neurotrasmettitori, di neuromodulatori positivi per il nostro cervello, come le endorfine, e tutto questo ci dà un senso di positività, di gioia, di felicità. Volersi bene, avere attenzione per la propria vita, socializzare, frequentare le persone, parlare, tutto questo aiuta il cervello. La meditazione è fra le tante cose che possiamo considerare come elementi che migliorano la qualità della nostra vita. La nostra civiltà ne fa meno uso, ma forse dovremmo farne un uso maggiore, perché è fondamentale per togliere elementi negativi per la nostra mente. Buonasera professore, buonasera. Grazie. Volevo chiedere, io ho avuto un papà che ha avuto il Parkinson e anche, diciamo, vabbè, pensando a malattie come l'Alzheimer, ci sono operativamente alcune buone pratiche quotidiane che ci permettono di, così anche nell'età, diciamo, senile, presenile, che possono aiutarci a tenere queste, così, queste patologie lontane, o comunque possono diciamo darci dei buoni, se si può fare qualcosa per la memoria, per, cioè, non so. Certo, sicuramente la causa del Parkinson, il meccanismo per cui si sviluppa un Parkinson, perché si sviluppa l'Alzheimer, ancora non lo conosciamo, purtroppo questi sono dei grossi punti neri, dei buchi neri della scienza, e quindi questo non ci permette di avere delle terapie specifiche. Adesso per il Parkinson, per prevenirlo si può far poco, ma per l'Alzheimer sì, nel senso che, come dicevo, ho detto nel corso della mia presentazione, noi possiamo fare in modo da migliorare la nostra riserva cognitiva, quindi possiamo fare in modo di arrivare ad una certa età con un cervello più ricco di rami, più ricco di sinapsi. L'Alzheimer cosa fa? Progressivamente ci spegne i neuroni, brucia le sinapsi, ma più ne abbiamo più siamo in grado di resistere, così come più ne abbiamo più siamo in grado di resistere al passare dell'età. Perché ci sono persone che sono invecchiate con una mente eccezionale? In parte per i geni, perché non possiamo mai trascurarli, ma in parte anche perché durante il corso della loro vita hanno sviluppato delle capacità cognitive, una cultura, una riserva cognitiva che comprende un pochino tutto, che li hanno fatto arrivare con una ricchezza di conoscenza che in un certo senso è stato un deposito di salvezza di fronte allo scorrere del tempo, di fronte all'insorgere di un Alzheimer. È ovvio che esistono poi degli stili di vita, come l'alimentazione corretta, l'esercizio, il dormire bene, attivare la nostra mente, che vanno coltivate fin da giovani. Cioè non si può pensare di arrivare a 70 anni e dire, beh, adesso ho avuto una vita dissipata, adesso curo il mio cervello. A quel punto non si riesce più a far nulla. Allora, se noi, fin da quando siamo in giovane età, coltiviamo, eliminiamo tutto quello che c'è di negativo nella vita e coltiviamo le cose positive, possiamo permetterci di arrivare da anziani con un cervello ricco che in qualche modo ci può proteggere dalle malattie. Per questo bisogna fare una campagna contro le droghe, che probabilmente in realtà non c'entra nulla, ma le droghe sono quelle cose, l'abuso di alcol, le droghe, che ci dicono i centri di epidemiologici e i centri di ricerca come l'Istituto Superiore di Sanità, il CNR, oramai stanno diventando l'abitudine dei nostri ragazzi e sono un pericolo per lo sviluppo della mente, un pericolo per riuscire ad arrivare in età avanzata con un cervello, o in età adulta già, con un cervello capace di affrontare i problemi della vita. Quindi per questo con la Fondazione andiamo nelle scuole a parlare ai ragazzi e spiegargli quanto male fa per il cervello fare uso di droghe, quanto male fa fare un abuso di alcol. E tutto questo rientra in quei meccanismi di vita, in quei segreti di vita che ci permettono poi di arrivare con un cervello, di formare bene, perché il cervello va formato, di formare bene il nostro cervello e di proteggerlo poi successivamente. Ecco, nel mio ultimo libro, che si chiama L'età della mente, parlo proprio di questo, parlo
dello sviluppo del cervello, dalla pancia della mamma fino alla senescenza, perché il cervello cambia sempre, come ho detto, e per ogni età cosa sono le cose che succedono in questo straordinario centro biologico che è la nostra mente e quali sono le cose da evitare. Quindi in parte un po' di risposte le do in questo nuovo libro, in cui parlo proprio di questo, cioè abbiamo un organo straordinario, il più complesso dell'universo, ma non lo proteggiamo, andiamo in palestra per rafforzare i nostri muscoli, ma non facciamo nulla per rafforzare la nostra mente. E invece la sua domanda mi fa dire proprio questo, la mente è come un muscolo, se non lo attiviamo, se non andiamo in palestra, e la palestra significa incontrare le persone, parlare, leggere un libro, rendere, avere un senso positivo verso la vita, perché ancora una volta le negatività ci portano verso un eccesso di stress e lo stress danneggia le nostre cellule cerebrali. Grazie. Ringrazio tutti e ringrazio soprattutto il professor Maier. Grazie a tutti. Grazie a tutti.